fischio dell'arbitro che adesso sta guardando, arriva a mettersi i guantoni Raffaele Clemente, si ricomincia finalmente, 23esimo, Araboni a centro area, pizzica bene Kalin! Il gol di Peter Kalin, 23esimo minuto, la durissima legge del calcio questa volta sorride all'Unione, gol sbagliato da una parte, gol subito dall'altra e la rete si gonfia ma dalla parte giusta per quanto riguarda noi. Rimessa lunghissima, Araboni in mezzo ai due centrali che qui pagano tutta l'inesperienza contro una vecchia volpe come il Toro che pizzica la grandissima. Kalin entra nel posto giusto con i tempi giusti. Da rivedere la posizione di Gropp sul lancio lungo. A mio modestissimo parere era partito leggerissimamente al di là, mentre Paolucci taglia con un lancio di 50 metri. Fantastico per Daross. Vediamo Daross, se ne va l'avversario che lo trattiene, vuole il mancino Daross, vuole chiuderla Daross! La giocata di Enrico Daross! L'esultanza rabbiosa, tutti sotto la rete. Ragazzi, questo è un gol d'altra categoria. 38-30, serviva il punto esclamativo, arriva con stile e con concretezza, con un'azione davvero strepitosa. Cambio di campo di Paolucci col contagiri, sembrava Iniesta, signori, fatte le debite proporzioni. Daross fa capire a Caldato che Cecotti non aveva avuto un'oretta tanto semplice in precedenza, lo irride con una finta per portarsi la palla sul mancino. Caldato, come prima cosa della sua partita, prova a tirar via la maglia da Daross che resiste, finta, doppia finta, e appena c'è il varco giusto per chiuderla sul primo palo, freddato imparabilmente Clemente.